quando afferro un'anima, io non la mollo più. È una frase che Padre Pio ripeteva e diceva anche a Padre Guglielmo Alimonti. E lui ha sperimentato molto questa presa del Padre verso le anime. E quando qualcuno gli chiedeva, tra cui anche Padre Guglielmo, Padre Pio era solito rispondere: figlio mio, tutto quello che posso. E quando la gente, forse delusa, un po', come dire, amareggiata, quasi rimproverava Padre Pio perché il Signore non aveva ascoltato né la preghiera della persona né la preghiera di Padre Pio, Padre Pio rispondeva, dice: Gesù mi ha risposto di no, che lo debbo prendere per il collo? Vedete come anche nella sua ironia, sana ironia, Padre Pio dice delle forti verità e verità umane. Gesù mi ha risposto di no. Che cosa posso fare? Lo posso prendere per il collo? Vedete, molte volte noi anche ai santi, alle persone che hanno dei doni particolari, facciamo e rivolgiamo delle preghiere che non sempre possono essere esaudite. Perché il Signore delle volte esaudisce la preghiera, le nostre preghiere o le preghiere di qualcuno a cui noi chiediamo l'intercessione e altre volte no? Sant'Agostino spiega così. Dice che il Signore molte volte non risponde, non esaudisce le nostre preghiere perché chiediamo malum mala mali, cioè chiediamo male, malum, chiediamo le cose sbagliate, mala, oppure siamo attaccati al peccato. Il Signore sa meglio di me, di voi tutti, qual è il bene per me e il bene per voi. E quando noi, nella preghiera del Padre nostro, noi diciamo al Signore sia fatta la tua volontà, non dobbiamo dirla per abitudine oppure come una ripetizione meccanica, ma dobbiamo crederci e dire: Signore, nonostante questo mio dolore, questa mia sofferenza, questa mia richiesta di grazia, e nonostante tu non mi rispondi, tu non mi esaudisci, sia fatta la tua volontà. Questo lo possiamo chiedere al Signore e possiamo chiedere la grazia al Signore, perché non sempre sappiamo chiedere, non sempre chiediamo ciò che è veramente bene per noi o per gli altri, e molte volte chiediamo perché siamo attaccati al peccato. Ma veniamo al racconto che proprio Padre Guglielmo Alimonti fa riguardo alla preghiera che non sempre può essere esaudita. E lui dice che da tempo andavo maturando il desiderio di un testamento spirituale. Ritenevo sufficienti anche poche parole, ma con esplicita finalità di un testamento spirituale che mi guidasse per il resto della vita. È una richiesta legittima. E quindi Padre Guglielmo, come sempre, voleva sottoporre questo problema a Padre Pio per vedere se effettivamente questo testamento spirituale faceva parte della volontà del Signore. Padre Pio mi ascoltò, continua Padre Guglielmo Alimonti, ma non scrisse un testamento per me, perché Padre Guglielmo gli chiese di scrivere un testamento spirituale per sé. Con la sapienza e la schiettezza del santo mi guardò severamente dicendo: tu sei religioso, tu sei figlio di San Francesco, tu sei sacerdote e cappuccino per di più. Stavo chiedendo ciò che ho già, il testamento di San Francesco. E quindi Padre Pio, conclude Padre Guglielmo, mi ha ricordato il dovere della fedeltà. Sei francescano, sei sacerdote, sei per di più cappuccino, questo è il tuo testamento, il testamento di Francesco di Assisi.
Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!